cultura, spettacoli, teatro, sport, intrattenimento, questo e tanto altro, dal 30 luglio fino a metà settembre, offrirà Cassano all'Oionio ai suoi cittadini e ai tanti turisti che già dal mese di giugno stanno godendo della bellezza del mare e dell'eco della storia, custodita tra le vestigie dell'antica Sibari. Un cartellone di manifestazioni dal titolo rievocativo dell'antico nome di Cassano, Cossa e Notria Summer, che presenta un programma vario e articolato, della sinergia tra i diversi assessorati. Abbiamo cercato in tempi ristrettissimi, tra l'altro, di mettere su un calendario che abbracciasse un po' tutto il territorio, che vedesse la presenza dell'amministrazione su tutto il territorio, con il coinvolgimento di molte associazioni, con il coinvolgimento anche di molti cittadini. Abbiamo cercato di mettere insieme momenti di intrattenimento, ma anche momenti culturali, con presentazioni di libri, dibattiti. Quindi siamo veramente soddisfatti per il lavoro fatto nei tempi molto stretti che purtroppo eh, abbiamo dovuto fronteggiare. Cassano è predisposta in grossi quartieri, abbiamo l'Europola, abbiamo Dolia, abbiamo Sibile, abbiamo Cassano. Noi ci siamo sforzati di rappresentare queste festività eh, in tutti e quattro i grossi rioni. Facendo magari dei concerti anche di una certa rilevanza, chiaramente qualcosa in più l'abbiamo messo alle coste perché il primo impatto delle persone che vengono nel nostro territorio è certamente per il mare. Quest'anno la programmazione degli eventi estivi è partita in ritardo per via di tante situazioni di emergenza che si sono verificate a seguito della gestione commissariale, smaltimento dei rifiuti, assenza di un piano idrico, illuminazione carente. Oggi Cassano è pronta, gli eventi sono tanti e per tutti i gusti: festival, premi letterari, teatro, concerti per i più giovani. E un importante appuntamento che l'11 agosto coinvolgerà Marina di Sibari. Nell'ambito di questo programma c'è un evento importante, inaugureremo la nuova piazza di Marina Sibari. Nel 2012 appena mi insediai festeggiamo l'acqua potabile nel centro commerciale di Marina Sibari, oggi non solo l'acqua potabile, andiamo lì a festeggiare questa nuova piazza che vuole essere eh, l'elemento eh, trainante per il rinnovamento di tutto il villaggio Marina Sibari, ma per un impegno... Per il rinnovamento della politica infrastrutturale e turistica dell'intero comune di Cassano Ioni. E ci saranno gli Alma Magretta che completeranno la serata.